my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shut me up on Wednesday. Rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday. La signora Miriam Calderazzo qui con me. È la padrona di casa questa sera, ha deciso di organizzare questa serata di fine estate insieme a suo marito, dottor Calderazzo. Come mai ha scelto di fare questa serata e come mai in questo posto? Lo scenario è talmente suggestivo che non potevo scegliere altrimenti. E in più i proprietari sono dei miei carissimi amici, per cui mi hanno onorato nella scelta. Quindi già conosceva questo posto, immagino. Sì, lo conoscevo e lo conoscevo già dai miei genitori per la fama, perché grandi personaggi dello spettacolo hanno attraversato questo posto. Io spero che in futuro ci siano altrettanto. Ecco, in nostra compagnia il dottor Calderazzo. Allora, lei ha, come mai ha scelto di fare questa serata di fine estate, come recita? Una serata di fine estate che noi abbiamo, io e mia moglie, abbiamo organizzato per far piacere più che altro agli amici. In un contesto così bello ci sembrava opportuno di fare una cosa carina e piacevole. Una serata piena di anche intrattenimento, anche vero? Sì, ci saranno dei ballerini che balleranno per pochi minuti, ci sarà anche lo sci nautico in notturna, che è anche abbastanza è molto piacevole, sì. E poi un complesso che abbiamo fatto venire da Ravenna, che ci intratterrà con della musica taiko e delle percussioni che ci accompagneranno per tutta la serata. Naturalmente il mangiare è buono, del laghetto di mangiare divino, mangiare divino, qui non se ne parla, cioè mangiare divino è una cosa veramente da apprezzare in un contesto del genere. È il massimo che si possa offrire ad un amico. Giuseppe Russo, lo chef del Laghetto Living, cosa hai preparato per questa serata? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Stasera abbiamo una serata di gala e abbiamo preparato, come avete potuto vedere, un aperitivo bellissimo, strutturato, nuovo, moderno, innovativo, con tante cose sfiziose, elaborate. Poi proseguiremo la serata con un buffet e poi serviremo due primi alla francese e chiuderemo con una sorta di show cooking da parte di noi della cucina, quindi faremo dei flambé in sala. Poi avremo un altro buffet di frutta e dolce. Una lunga serata, ci sarà da mangiare. Sì, ci sarà da mangiare, ne avremo per tutti per tanto tempo, e poi ci sarà poi l'intrattenimento musicale, ci saranno degli spettacoli. Comunque tutto fa prevedere che si realizzi un'ottima serata. Ci sveli i primi che farai, i secondi, dai. Allora sì, allora facciamo un primo un po' più moderno e l'altro un po' più classico. Io cerco sempre di accontentare una vasta gamma di pubblico, no? Quindi partiremo con uno moderno che è anche abbastanza semplice, non è proprio moderno, eccessivamente elaborato. Faremo un risotto con una crema di basilico, frutti di mare e mandorle croccanti. E poi invece faremo un primo più classico, che è una calamarata, una pasta a forma di anello, così, che si chiama calamarata. La faremo in modo tradizionale, quindi ai frutti di mare. Secondo, abbiamo questi show cooking che sono dei flambé di mazzancolle e gamberoni che faremo in sala davanti ai commensali. To have